Questo è un video di attrezzature. Benvenuti sul canale. In parecchi mi avete chiesto di parlare un po' della mia attrezzatura e quindi oggi ho deciso, visto che non vado in acqua, di parlare di quello che utilizzo io per la pesca. La premessa è d'obbligo, nel senso che le attrezzature sono effettivamente qualcosa di molto particolare. Particolare e personale, quindi di conseguenza io oggi parlerò delle attrezzature che uso io, attrezzature che nel tempo ho capito essere quelle più adatte a me, un po' per modifiche fatte, un po' per qualità innate appunto dello stesso materiale. È soltanto un excursus sul materiale che ho utilizzato e che nel tempo ho imparato ad apprezzare per le sue caratteristiche e anche perché un po' si attagliano a quelle che sono le mie caratteristiche di pesca. Quindi questo significa che le attrezzature che utilizzo io non andranno bene probabilmente per un altro tipo di pesca, non andranno bene per un'altra persona, per altri mari, per altre prede. E di conseguenza, capendo questo, realizzando che le attrezzature sono strettamente personali, cercate di prendere questo video per quello che è, quindi una semplice elencazione di quelli che sono i materiali che utilizzo io e che ho capito nel tempo possono funzionare per me. Ovviamente ci tengo anche a precisare che questo video non è sponsorizzato, quindi io parlerò di alcune marche, di alcuni prodotti per forza di cose, però non ho nessun tipo di sponsorizzazione e di conseguenza i miei giudizi ritengo siano oggettivi, anzi sono sicuramente oggettivi. Detto questo, cominciamo, visto che comunque di materiale ce n'è. Allora, partiamo da questa attrezzatura. Innanzitutto, per poter spostare il materiale agevolmente, insomma, da casa oppure dovunque si trovi, per la barca o anche per la macchina, ci vuole una bella sacca di queste impermeabili, come questa qui che vedete. Questa è della Sitec, ha la capacità di svuotare l'acqua una volta che si lava o che il materiale è impregnato d'acqua e quindi di potersi svuotare, ed è assolutamente impermeabile, quindi cosa fondamentale. Ecco qui, andiamo a vedere cosa c'è nella sacca. Orologio. Sono della vecchia scuola, utilizzo un D3 dell'Asunto, mi sono sempre trovato bene con questo orologio, ce l'ho dal 2004 e sinceramente fa il suo dovere, nel senso che non mi ha dato problemi, basta cambiare la pila, prendere un po' di manualità per il cambio della pila e dà tutte le informazioni che sono necessarie per l'apnea, nello specifico la profondità, il tempo di apnea, la temperatura dell'acqua, ovviamente orario e tutto il resto. Per cosa lo utilizzo? Alla fine io lo utilizzo fondamentalmente per leggere i valori di temperatura, perché ho scoperto che sono quelli i valori che riescono a condizionare più o meno la presenza del pesce. Ovviamente mi baso anche sui fondali raggiunti, sui tempi di apnea, però sempre meno mi sono accorto di visualizzarli e quindi uno dei dati fondamentali che utilizzo è la temperatura. La maschera, parliamo subito della maschera. Allora, per tanto tempo sono stato fedele a Homer con questa Alien che ho utilizzato appunto per diversi anni. È una maschera sicuramente performante, ottima, però poi ultimamente, diciamo da quasi un annetto a questa parte, sono passato a una maschera ancora più piccola, più tecnica, ed è una micro maschera della Aqualung X Technisub, questa qui, molti la conoscerete. Avevo timore, diciamo, di non poter utilizzare questo tipo di maschere grazie alla conformazione appunto del mio naso, che come potete vedere benissimo ha delle dimensioni ben generose. Però devo dire la verità, questa maschera, nonostante sembri piuttosto piccola come naso, non dà nessun tipo di problema, quindi una maschera piccola con bassissimo volume interno, un'ottima visibilità visto che le lenti sono vicine agli occhi, e devo dire che non la cambierò mai più, anche perché il naso c'entra bene. Tubo, in passato ho utilizzato un tubo di questo genere, standard, non c'è molto da dire, probabilmente è meglio utilizzare dei tubi piegati così in modo tale che abbiano una conformazione, diciamo, che segua il collo e che non dia troppo fastidio rimanendo dritto, considerando comunque che va sempre tolto ogni volta che si entra a fare apnea. Ultimamente è ancora un po' più specializzato questo della Homer, che segue completamente il contorno del collo e della testa e diminuisce anche un po' l'attrito in discesa. Coltello, questo qui l'ho vinto. Io normalmente utilizzavo un coltello della Cressy di vecchio stile, questo è un coltello di Homer che ha la capacità, diciamo, di agganciarsi e sganciarsi in maniera molto rapida, quindi non ho il problema dell'elastico per chiuderlo. Lo utilizzo perché, oltre a diciamo, avere le funzioni di coltello che sono fondamentali, quindi quella di uccisione della preda, di sicurezza per tagliare eventuali sagole e quant'altro, ha anche questo arnese qui che serve a disincastrare le aste. L'asta entra qui dalla parte di dietro, la si
blocca nella parte più piccola e la si riesce a muovere con una certa leva. E nel mio caso, che utilizzo il 100 costantemente anche sparando in tana, mi è servito spesso per disincastrare l'asta e quindi lo ritengo valido. Ho dovuto fare delle modifiche, per cui c'era un taglierino molto potente e quindi l'ho dovuto coprire perché si rischiava di tagliare sagola del pallone, qualsiasi altra cima invece che non si volesse tagliare, e quindi per evitare tagli l'ho dovuto coprire. I guanti. In passato ho utilizzato sempre guanti che fossero di neoprene, anche di un certo spessore, di 1,5, 3 addirittura, 3 mm, però ultimamente ho abbandonato quel tipo di materiale per passare solo e soltanto a guanti così sottili, anche in inverno, in alamara, hanno molta più sensibilità sul palmo delle mani, il freddo non è che lo mantengano parecchio, quindi si avrà sempre un po' la sensazione di freddo sulle mani, però mani e piedi alla fine ho scoperto non essere un grosso problema e di conseguenza preferisco avere più sensibilità alle mani per il tiro o anche per gestire sagole o altre occasioni, piuttosto che avere l'impaccio insomma di un neoprene molto più spesso. Passiamo alle mute. Ma le mute insomma ve le ho già presentate in altri video. Io ho utilizzato diverse mute, ovviamente prima quelle confezionate, poi sono passato a quelle su misura, prima quelle foderate e poi sono passate a quelle lisce. Diverse marche, sono passato da Top Sub a Marea, Technodiver, utilizzato cos'altro più, Mares, Cressy, Neos, ho fatto un po' di prove. Alla fine di tutto, come ho già detto altre volte, sono approdato a Marea e questa non la lascio più per vari motivi. Primo, perché i materiali sono sempre all'avanguardia e perché, come vi ho detto, diciamo Osvaldo è molto amichevole e quindi dà grossi suggerimenti. Secondo, perché si trovano in Puglia e quindi, come ho detto, a chilometro quasi zero riesco a recarmi lì a Brindisi per spiegare quelle che sono le mie necessità oppure eventualmente definire qualche problema, e loro sono sempre molto disponibili. E terzo, perché sono andato lì in azienda, ho visto come lavorano e mi sono sempre piaciuti. Le mute, ovviamente queste sono fatte su misura in materiale liscio spaccato, che poi può variare con i vari spessori e con i vari materiali, però la fattura, quello che mi ha sempre attratto è innanzitutto la capacità di avvolgere busto e fianchi e diciamo l'ultima parte degli avambracci in modo tale da non far entrare l'acqua. Poi ovviamente un'altra cosa da considerare, la presenza, non so se si vede qui ma penso di sì, la sagomatura delle orecchie. Questo è fondamentale per il cappuccio, perché altrimenti poi dopo tante ore di pesca le orecchie cominciano a far male, invece con questa sagomatura diminuisce quel problema. Poi ovviamente la colorazione, il fatto che siano fighe, la personalizzazione, cioè volge tutto a favore diciamo della scelta. Quello che voglio dire è, come detto altre volte, basatevi su materiali o su ditte che si trovano diciamo vicino a voi, che potete constatare di persona. I materiali sceglieteli, ma i materiali sono quelli lì, fatevi consigliare in funzione del tipo di pesca che fate. Poi magari parleremo più approfonditamente diciamo delle mute in altri video, in qualche pillola insomma. Ovvio, per quanto riguarda il pantalone, stesso discorso, la comodità insomma di un materiale tutto liscio spaccato, anche qui con la capacità di trattenere bene l'acqua, con questi rinforzi che sono molto comodi, e ovviamente la valvola per poter urinare fuori dalla muta. Questa è un'altra cosa, evitare appunto al 100% di urinare dentro la muta, perché uno per una questione igienica, ma anche e soprattutto perché poi quella lì dopo un po' diventa fredda e la muta non funziona più, nel senso che il corpo continua a riscaldare un materiale che si raffredda, quindi perdete calore e perdete liquidi e contemporaneamente diciamo vi raffreddate e non riuscite più a pescare. Calzari, ultimamente ho comprato calzari di questo tipo, normalmente utilizzo dei foderati per ovvie ragioni, visto che comunque si tratta di sfregamenti costanti sulle scarpette delle pinne e quindi devono essere necessariamente foderati all'esterno. All'interno utilizzo sempre uno spaccato. Ho comprato questi della Saldimar, ma senza un motivo specifico, a me basta che siano di questo materiale, però devo dire che effettivamente sono ben fatti, ben tagliati e ben assemblati e anche resistenti. Torcia. La torcia è un elemento fondamentale se pescate come pesco io, parecchio al razzolo per entrare in tana, quindi vi consiglio una torcia che abbia la possibilità di regolare il fascio luminoso come questa, da un minimo a un massimo.
di piccole dimensioni, che possa essere portata come faccio io sul braccio, ricaricabile come questa qui, ha una pila che si può ricaricare, è veramente molto intensa come fascio luminoso. Vi posso anche lasciare il link in descrizione di questa ditta, che è sempre pugliese, che le produce e le rende disponibili. Mi hanno sempre dato assistenza e materiali in pochissimo tempo. Mi è capitato di romperne alcune, ma per mia disattenzione, tipo per non averla chiusa bene piuttosto che averla urtata e rotto il vetro, però devo dire che sono dei materiali veramente resistenti in alluminio, insomma molto, molto ben fatta. Se proprio devo trovare una pecca, ma questa è una cosa mia personale, mi piacerebbe avere un aggancio rapido e sgancio rapido da una cintura piuttosto che tenerla sul braccio, perché l'ho abituato così in passato e l'ho ritenuto sempre una scelta vincente. Homer, che l'hai fatto in passato, hai smesso di farlo perché, ma non lo so, comunque va benissimo. Oh, parliamo adesso di segnalazione in mare. È ovvio che se devo impostare una battuta di pesca da terra, è sufficiente insomma avere, diciamo, un pallone di questo tipo, che è facilmente acquistabile da qualsiasi parte. È ovvio che più piccolo è più agevole da trasportare, però è anche meno visibile a mare, quindi fate le vostre considerazioni e regolatevi di conseguenza. Qui sotto si può sempre trasportare con un gancio o un altro fucile o qualsiasi altra cosa potete appendere qua sotto, però siete piuttosto limitati. Ovviamente il portapesci. Cose cambiano, però che cosa faccio? Tolgo ovviamente quando non lo uso. Devo invece pescare con la barca oppure spostarmi per poche distanze ed essere ben visibile. Eccola qua la mia plancetta. Oh, la si attacca qui. Metto sempre un elastico per evitare contraccolpi, insomma, visto che poi comunque il pedagno lo tengo attaccato in cintura. E un'altra cosa che ho fatto è avere la possibilità di raggruppare tutta la sagola in maniera rapida e veloce con un vecchio mulinello. Questo ha anche un'altra funzione, vedete questo tubo in metallo? Mi consente con questa leva di raddrizzare le punte delle aste. Avrete sicuramente visto che mi piace sparare in tana anche con i 100, e vi devo dire che però questo porta spesso a piegare le aste. In mare, in questa maniera, piuttosto che utilizzare, diciamo, solo il ginocchio, riesco a fare leva e quindi utilizzo anche questo piccolo arnese da me creato per raddrizzare le aste quando ce n'è bisogno. Alla fine ho il mio pedagno, che è quella famosa pila di cui vi parlavo prima, torcia della Homer, che aveva questo aggancio particolare che si attacca e sgancia dalla cintura, poi vi farò vedere. Era comodissima, però si rompeva sempre. Cosa ho fatto? Me lo sono fatto costruire in acciaio da un amico, e poi da lì ho deciso di tenerlo. L'ho rivestito di piombo e praticamente questa torcia la utilizzo come pedagno per il mio pallone. Duplice uso, quindi pedagno ben resistente e abbastanza pesante, e se dovessi dimenticare l'altra pila, oppure se si dovesse esaurire insomma l'energia dell'altra torcia, ho sempre una torcia di emergenza, chiamiamola così, anche se non è così tanto potente. Ovviamente sulla plancetta ci porto di tutto, qui è la posizione per il Garmin, per il GPS, qui dentro metto un'altra videocamera, quello che mi serve, una bottiglia di acqua con magnesio, potassio, quello che è. Sui lati avrete visto riesco a caricare 2 fino a 3 fucili, anche di buone dimensioni, e me le porto dietro. Ovviamente bandiera ben visibile, diciamo, da lontano. È ovvio che questa plancetta crea un bel po' di attrito. Però io la preferisco piuttosto che tornare, fare avanti e indietro sempre dalla barca per prendermi il materiale, oppure abbandonare il posto in cui magari vedo che sta girando il pesce o c'è una situazione particolare. Preferisco avere sempre a disposizione le mie armi in modo tale da gestire la situazione sul momento. Ho deciso di fare questa scelta, anche se più faticosa, ma siccome per me è anche un buon allenamento e di fatto poi questa attività per me è anche sport, non vedo perché non debba con le mie gambe risolvere questo problema, avere invece la comodità di portarmi dietro tutto il materiale che mi serve in questa maniera. Oh, andiamo avanti, va. Eccole qua, pinne. Ok, io vi parlo delle mie. Sono approdato a queste qui e penso che non le cambierò mai più, perché hanno una reattività fantastica. Sono materiali della Cetma Composite, è un'altra ditta pugliese, un'eccellenza. Queste nello specifico sono le Mantra, con una durezza media. Ultimamente hanno cominciato a produrre anche le loro scarpette. Quando le ho comprate io ho utilizzato queste scarpette della Pathos, che erano un buon compromesso perché sono veramente leggere, e sono delle pinne leggerissime,
super performanti e sono adatti al mio tipo di pesca, perché mi consentono di muovermi in superficie per parecchio tempo senza farmi stancare. Quindi io ho questa capacità di razzolare parecchio, di muovermi in superficie, muovermi a mezz'acqua, non faccio tuffi profondissimi, e queste pinne sono ideali per quello che faccio. È ovvio che poi esistono altre pinne che magari sono più adatte ai profondisti piuttosto che agli agguatisti eccetera eccetera, ma per me queste sono fondamentali e riesco a gestirle in tutte le situazioni. Provengo anche qui da varie esperienze, ho utilizzato C4, Sdive, F-Sub, insomma diverse pinne, sempre in composito, però penso che questo qui sia il prodotto migliore sul mercato, almeno per quanto mi riguarda. Però, a testimonianza di quello che vi dico, prima di queste utilizzavo queste Mustang, che erano un'innovazione allora, della C4. Le utilizzo ancora, scendendo da terra, magari pescando tra gli scogli, quando devo pescare sotto costa. Però rispetto a quelle lì sono veramente molto più pesanti, e quando do la pinneggiata mi sembra quasi di non darla, mentre dall'altra parte sento invece la spinta e quindi le preferisco. Oh, oggi si parla un po' di tutto, Allora, per poter pescare con la barca e potermi gestire, come avete visto, diciamo lì all'uscivolo, e potermi muovere anche da solo, queste sono fondamentali, cioè un paio di stivali a gamba lunga, insomma, che coprono fino al petto, in modo tale da non bagnarsi, per poter gestire la barca, entrare in acqua col carrello. Ma poi di questa cosa ne parleremo anche magari altre volte. Vogliamo parlare di fucili? Interessati? Va bene, va. Dobbiamo parlare un po' di fucili. Qui tengo che il monoelastico sia la cosa più semplice, mai esagerati. Poi l'asta qui, che fossero adeguati. Io, come ho detto in passato, non le riprese così centrali, e quindi